di Amante dei Libri, sono Alessia e oggi parliamo del revival di Una mamma per amica, ovvero Gilmore Girls A Year in the Life. Questo revival è una sorta di miniserie sulle vite delle tre ragazze Gilmore, ovvero Emily, Lorelai e Rory, circa una decina di anni dopo la fine della serie principale, e si compone di 4 episodi di 1 ora e mezza ciascuno che sono andati in onda su Netflix in contemporanea il 25 novembre. Se non avete mai guardato la serie principale ma siete intenzionati a cominciarla prima o poi, o se siete fan di Una mamma per amica ma non avete ancora avuto l'opportunità di guardare il revival, non preoccupatevi perché questa mia analisi sarà priva di spoiler. Quindi con questa tazzola di caffè alla Lorelai Gilmore, perché non si può parlare di Una mamma per amica senza il caffè, cominciamo subito con l'analisi di Gilmore Girls A Year in the Life. Per quanto riguarda la storia, devo dire che non avevo particolari aspettative, nel senso che ovviamente ero al settimo cielo ed ero entusiasta di tornare a Stars Hollow e di rivedere tutti i miei personaggi preferiti, ma allo stesso tempo, proprio perché come da nome questa serie si chiama A Year in the Life, un anno nella vita, non mi aspettavo che la storia contenesse particolari drammi, particolari colpi di scena o scene d'azione, insomma cose simili, ma mi aspettavo più una sorta di documentario sulle vite di Lorelai e di Rory anni dopo la fine della serie. Ed effettivamente è stato così, nel senso che, fatta eccezione per qualche sporadica scena e ovviamente il finale e le famose ultime 4 parole di cui ovviamente non parleremo in questo video, la storia di questo revival è stata abbastanza tranquilla, non ci sono stati particolari cambiamenti, particolari scene, particolari sequenze nei quali rimanevi a bocca aperta e dicevi oh mio Dio, non me l'aspettavo assolutamente. E questo è comunque molto in tono con quello che è il tono della serie principale, nel senso che Una mamma per amica è sempre stata una serie molto improntata sul quotidiano, sulle storie, non voglio dire banali, però di normalità, di quotidianità. Non è mai stato il tipo di serie TV che ti lasciava a bocca aperta perché non potevi credere che un personaggio avesse potuto fare una cosa del genere, o perché era successo un colpo di scena che non ti saresti mai aspettata. Cioè, era una serie appunto abbastanza, che ha avuto i suoi drammi, ma mai drammi sulla scia di serie TV, come per dire, Scandal. Come già detto prima, questa miniserie è divisa in 4 episodi e ciò che mi è piaciuto molto è che ogni episodio corrispondeva a una stagione dell'anno, e la cosa che mi è piaciuta ancora di più è che hanno iniziato il primo episodio con l'inverno. E questa non è stata una scelta casuale, nel senso che l'inverno è sempre stata una stagione molto significativa per Una mamma per amica come serie, ma è anche sempre stata una stagione molto significativa per Stars Hollow e in particolare per Lorelai. E infatti la cosa bellissima è stata che la prima visione di Stars Hollow che abbiamo avuto è stata questa città sotto la neve con Lorelai che con aria sognante dice I smell snow. E questo è un bellissimo richiamo alla serie principale, perché chi ha visto Una mamma per amica sa sicuramente che Lorelai ama la neve e che in precedenza nella serie principale appunto aveva già detto queste parole I smell snow, quindi sento il profumo della neve nell'aria. E quello è stato un po' il primo ritorno a Stars Hollow davvero molto ben fatto, ma in termini di ambientazione devo dire che è stato un aspetto della serie che hanno davvero molto curato in generale, nel senso che, e questo è un aspetto che mi ha stupito ma in maniera positiva, sono davvero riusciti a ricreare nei minimi dettagli tutti i set anche vecchi, quindi la casa di Lorelai, la casa di Emily, il Dragonfly Inn piuttosto che il Lux, il ristorante di Luke, tutti i vari luoghi di Stars Hollow, insomma tutte le location sono state curate nei minimi dettagli, ed è un dettaglio che ho davvero molto apprezzato. E questo ritorno al passato, questa nostalgia, questo riprendere elementi dalla serie principale, che siano set o che siano battute, è un elemento che permea un po' tutti e 4 gli episodi di questo revival. Infatti ci sono addirittura in questo revival certe scene, certe sequenze che riprendono appunto pari pari delle sequenze della serie principale,
tipo il sogno di Lorelai, i sogni ricorrenti di Lorelai su Paul Anka, il suo cane e la celebrità. Voglio parlare di personaggi, ma voglio farlo in maniera molto breve e concentrarmi principalmente sui tre personaggi principali, perché se stessi qua a discutere di ogni singolo personaggio che appare in Una mamma per amica e nel revival, io potrei stare qua a fare video per i prossimi 6 giorni. Voglio quindi analizzare solo i tre personaggi principali, perché il revival alla fine segue in particolare le loro vite, perché questi tre personaggi rappresentano in sostanza le tre generazioni di ragazze Gilmore Girls. Quindi sto parlando ovviamente di Emily, Lorelai e Rory. Partiamo con Emily, che in questo revival ha avuto un ruolo, oserei dire, quasi maggiore di quello che aveva avuto nella serie principale, e in questo revival, non è uno spoiler perché si parte a parlare di questo proprio dal primo episodio, Emily è alle prese con l'accettare la morte di suo marito Richard. Ripeto, non è uno spoiler perché la morte di Richard purtroppo è dovuta alla morte dell'attore che lo interpretava, ovvero Edward Herrmann, che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, e quindi si sapeva già che non avrebbe potuto riprendere il suo ruolo. Ed è stato particolarmente devastante per quanto mi riguarda, non tanto per Richard, anche se ovviamente mi ha commosso, ma perché sono passata in quella situazione poco tempo fa e è stato quasi crudele vedere gli eventi che io stessa avevo passato trasposti in una serie TV e vedere quindi dei personaggi passare esattamente le stesse cose che stavo passando io. E quindi per tutta la durata del revival, per tutti gli episodi del revival, Emily è impegnata a cercare di superare questa cosa, cercare di capire come si va avanti a vivere dopo che una parte integrante di te stessa che è stata con te per mezzo secolo se n'è andata. E mi è piaciuto molto come la morte di Richard e la storia, la vita di Emily nel revival sono fortemente intrecciate con le stagioni. Infatti in inverno la morte di Richard è ancora fresca, proprio come in inverno, diciamo, i fiori, le piante muoiono perché è arrivato il freddo, e mano a mano che si procede con le stagioni, che si arriva a primavera ed estate, Emily comincia piano piano a capire come andare avanti e come superare questa cosa, proprio come la natura in primavera ed estate si riprende e torna a vivere. Per quanto riguarda Lorelai, Lorelai è sempre stato il mio personaggio preferito in Una mamma per amica, sin dalla serie principale appunto, e la troviamo in questo revival finalmente felice e finalmente consapevole di quello che vuole. Il conflitto centrale di Lorelai in questo revival è comunque il fatto che, essendo passati 10 anni, Lorelai non ha più quel ruolo importante e principale di madre di Rory che aveva quando Rory era più giovane, quando comunque aveva ancora molto bisogno di lei. E quindi si vede Lorelai che per la prima volta nella sua vita può dedicarsi a se stessa e può smetterla di preoccuparsi troppo, ovviamente si preoccuperà sempre per Rory essendo sua madre, ma ha più tempo, più spazio per dedicarsi a se stessa, alla sua relazione e soprattutto a cercare di pianificare il futuro. Passiamo a Rory, che è sicuramente il personaggio di Stars Hollow che mi piace di meno. Io Rory non l'ho mai sopportata, ad essere sincera. Mi piaceva il suo personaggio quando era giovane, nelle prime stagioni di Una mamma per amica della serie principale. Solo che con il passare delle stagioni di Una mamma per amica, Rory è diventata una giovane donna insopportabile, perché Rory ha il tipico carattere da figlia unica viziata, le cui persone nella sua vita si sono sempre fatte in quattro per darle tutto quello che poteva desiderare, che ha avuto una vita molto facile nella quale ha sempre ottenuto tutto quello che voleva, e quindi avevo molte aspettative per lei in questo revival, perché
speravo davvero con tutte le mie forze che, essendo passati 10 anni dall'ultima volta che avevamo visto il suo personaggio, speravo davvero tantissimo che Rory fosse maturata. E questo ovviamente non è successo, nel senso che anche nel revival ci sono stati certi eventi che non vi sto a descrivere per non farvi spoiler, in seguito ai quali la vita di Rory appunto non procede come Rory voleva che procedesse, nei quali comunque una persona normale avrebbe chinato la testa e si sarebbe un po' scoraggiata perché avrebbe detto: cavoli, non è successo quello che mi aspettavo che succedesse, mi dispiace abbastanza, vabbè, mi arrenderò su questo fronte e cercherò di trovare un altro modo per superare questo problema. E invece Rory, nel suo tipico stile, quando c'è qualcosa che nella sua vita non va per il verso giusto, nel verso che voleva che andasse, oppure quando una persona è fra lei e l'obiettivo che lei si è posta, quello che fa Rory è lamentarsi, è frignare come una bambina di 5 anni finché l'altra persona non cede e non le dà quello che Rory voleva ottenere. Solo che mentre questo comportamento è più giustificabile quando una persona ha 17, 18, 20 anni, è molto meno giustificabile quando quella persona di anni ne ha 32 e ci si aspetta che sia una donna abbastanza indipendente, una donna adulta e matura. Insomma, io potrei riempire un'enciclopedia con tutti gli aspetti di Rory che me la rendono un personaggio insopportabile, ma direi di passare oltre perché altrimenti sto qui a fare questo video per i prossimi 6 giorni. Una cosa che mi è piaciuta molto per quanto riguarda le tre Gilmore è stato il parallelismo tra queste tre donne, il fatto che nonostante siano tre donne appunto appartenenti a tre generazioni diverse, tutte e tre hanno una situazione molto simile, ovvero il fatto che in seguito a un certo evento sono in un punto della loro vita di profonda incertezza, di profonda inquietudine, dove devono, diciamo, raccogliere i pezzi della loro vita e capire quale sia il prossimo passo, che cosa vogliono, come affrontare il futuro. Sempre parlando di personaggi, in questo revival ce ne sono un paio che purtroppo non sono stati affrontati con la cura e l'attenzione che mi aspettavo nel revival, e sto parlando del personaggio di Suki e del personaggio di Lane. Per quanto riguarda il personaggio di Suki, non voglio farvi spoiler, però sappiate che il suo personaggio è assente per la stragrande durata del revival, una cosa che mi è dispiaciuta e che ad oggi non sono sicura se sia dovuta semplicemente alla pigrizia degli sceneggiatori, dei produttori del revival, oppure al fatto che l'attrice sia comunque al momento coinvolta in tantissimi progetti e non avesse quindi il tempo di fare una comparsa più impegnativa nella serie. La mia critica nei confronti di come il personaggio di Suki sia stato trattato nel revival non è quindi il fatto che Suki sia appunto poco presente in questa miniserie, quanto il modo in cui i produttori e gli sceneggiatori abbiano trattato questa sua assenza. Infatti il motivo dell'assenza di Suki non sono mai spiegati, cioè questa assenza di Suki è un elemento che è molto presente nel revival, che si sente molto soprattutto all'inizio del revival, ma le cause di questa sua assenza non sono mai spiegate e ripeto, nonostante magari non ci fosse molta scelta in merito perché magari l'attrice non poteva appunto fare una comparsa più impegnativa, comunque gli sceneggiatori secondo me avrebbero potuto perlomeno dare a questa assenza un significato maggiore, avrebbero potuto trattarlo in maniera più creativa. L'altro personaggio di cui non mi è piaciuta la storia nel revival è stato il personaggio di Lane, che è comunque un personaggio abbastanza importante essendo la migliore amica di Rory e che nel revival ha in pratica 2 battute. Cioè, per farvi capire, il personaggio di Lane compare in questo revival meno volte rispetto al personaggio di Kirk, e ora io non voglio togliere niente a Kirk perché è un personaggio che mi fa spezzare dalle risate, senza il quale Stars Hollow non sarebbe sicuramente la stessa, ma secondo me il trattamento riservato
Alane in questo revival è ingiustificabile, nel senso che essendo questa appunto una sorta di estensione della serie principale, avevano numerose occasioni e potevano inventarsi qualsiasi cosa per dare una botta di vita al personaggio di Lane, per darle qualcosa da fare, e invece per tutta la durata del revival Lane compare giusto due volte, unicamente quando serve al personaggio di Rory per darle temporaneo rifugio quando ha bisogno di un posto dove stare, piuttosto che quando Rory ha bisogno di una persona con la quale lamentarsi. Questo è particolarmente significativo se pensiamo che questa miniserie è composta di 4 episodi di 1 ora e mezza ciascuno e che quindi aveva un sacco di tempo che si poteva dedicare ai vari personaggi per dare a ognuno di loro una degna continuazione delle proprie vicende, e che invece molto del tempo in questo revival è stato sprecato in scene morte, scene davvero morte che non aggiungevano assolutamente nulla alla storia e che si vedeva benissimo fossero state usate come filler. Mi ha davvero stupito il fatto che con così tanto tempo a disposizione gli sceneggiatori e i produttori e i creatori di questa serie abbiano sentito il bisogno di riempire questi tempi morti non con sviluppi dei personaggi, anche di personaggi secondari e minori come appunto Lane e Suki, ma bensì con appunto scene che non aggiungevano assolutamente niente, tipo il musical di Stars Hollow. Sia queste scene morte che la natura stessa di Una mamma per amica, che come ho già detto non è mai stato il tipo di serie tv che faceva troppo affidamento sui grandi drammi o i colpi di scena, hanno contribuito a rendere il ritmo del revival molto lento. Per darvi un'idea, come ormai saprete a memoria perché ve l'avrò ripetuto 500 miliardi di volte, questa serie si compone di 4 episodi di 1 ora e mezza ciascuno e io ci ho messo 2 giorni per guardarli tutti perché era fisicamente impossibile per me stare seduta per 1 ora e mezza, figuriamoci per più di 1 ora e mezza, a guardare appunto una serie che non ti teneva incollata alla sedia, diciamo, che comunque parla del quotidiano e nella quale appunto erano presenti diverse scene nelle quali non succedeva assolutamente nulla e quello che succedeva non aggiungeva assolutamente nulla alla storia. Per concludere voglio condividere con voi una mia riflessione generale su questo revival, ovvero A Year in the Life era un finale oltre il finale, cioè secondo me doveva essere una miniserie che comunque avrebbe risposto alle domande e ai quesiti che erano rimasti aperti dalla serie principale, che avrebbe dovuto farci rivedere i nostri personaggi preferiti, che ci avrebbe dovuto far provare molta nostalgia, che è stato un obiettivo pienamente raggiunto da questo revival. Ma secondo me quello che manca a questo revival è proprio questo senso di finalità, di conclusione, di portare tutti i nodi al pettine, rispondere a tutte le domande e non lasciare più nessuna questione in sospeso. Però ci sono un sacco di questioni che sono rimaste aperte, nel senso questioni introdotte dalle storie che sono cominciate nel revival e che sono state lasciate aperte. E quindi nonostante sia stato bellissimo riemergersi nella magia di Stars Hollow e ritrovare tutti i miei personaggi preferiti, ci sono un sacco di questioni che sono rimaste aperte, questioni che come ho detto non vengono dalla serie principale ma che sono state introdotte proprio nel revival, e anche un sacco di personaggi che magari hanno cominciato a fare un certo sviluppo nel revival e poi sono stati lasciati là come se volessero riprendere. E questa è una domanda che voglio rivolgervi se avete guardato il revival, ovvero secondo voi continueranno la serie, continueranno magari, faranno una seconda stagione di questo revival o no? Altre domande che per voi sono: chi è il vostro personaggio preferito e chi o quale storia non vedevate l'ora di rivedere nel revival? Questa era la mia analisi di Gilmore Girls A Year in the Life, ovvero il revival di Una mamma per amica. Io spero davvero tantissimo che questa discussione vi sia piaciuta e se avete delle impressioni o dei commenti sul revival o anche sulla serie principale mi farebbe davvero molto piacere parlarne con voi qua sotto nei commenti. Il video di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ciao!